stamattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi fa piacere che c'è un sacco di bella gente. Poco fa qualcuno mi diceva, ma guarda un po', tutti comunisti sono qua. Ma mi sa di no, però non siete tutti comunisti. Comunque è bello vedere che c'è la Casina delle Palme piena, perché è un posto della città, come sottolinea sempre Francesco Bellina, che quando ci sono queste occasioni viene restituito proprio alla città, ai trapanesi e non solo, spero, e vedo insomma che c'è anche qualcuno non trapanese, per cui insomma stasera se ne usufruisce un po' tutti e sono veramente contento. E allora mi sono munito di fogliettino, perché pur ricordandomeli quasi tutti e comunque conoscendoli almeno alcuni di loro, tutti certamente mediaticamente li conosciamo, ma alcuni di loro, in particolare il sindaco di Petrosino, ci conosciamo anche personalmente, appunto in quanto un sindaco di una città della provincia di Trapani, e ve li vado a presentare. Parto proprio dal sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. Benvenuto sindaco, questa è la terra della città di Trapani. Da un altro sindaco, anche lui, una anomalia, in un certo senso poi capiremo perché, Valerio Marletta, sindaco di Palagonia. Palagonia, Palagonia, Palagonia. Buonasera sindaco, adesso lo faccio intervenire. Da due sindaci passiamo a un altro amministratore, un assessore, l'assessore Giusto Catania, che è assessore partecipazione e decentramento del comune di Palermo. Benvenuto anche a Giusto Catania, appunto qua nella città di Trapani. Mi sono riservato in ultimo, in un certo senso lo è, perché è una guest star, una star anche mediatica, ma soprattutto lo è per l'impegno serio, insomma, che profonde con il suo valore, con il suo lavoro a favore, insomma, della collettività italiana. Lo hanno nominato in tutte le maniere, Prezzemolino appunto, lo hanno chiamato il comunista, la toga rossa, ma sicuramente c'è un epiteto che a lui fa piacere, visto che se l'è autodetto, cioè il partigiano della Costituzione, il giudice Antonio Ingroia, che salutiamo. Funziona così, che io mi prendo, me lo aprite questo qua, sì, allora mi prendo questo qua, così poi passo il gelato e mi siedo intanto agli ospiti. Inizierei proprio dal dottore Ingroia, prego, le do il gelato, come si suol dire, fresco insomma di un procedimento giudiziario, un incontro un po' di quelli che si attendono tanto quando si fa il lavoro appunto di magistrato. C'è stata un'udienza con l'ex premier Silvio Berlusconi poco fa, intervistandolo per conto di Camera 2, televisione della quale sono il direttore responsabile, a mo' di battuta gli ho riproposto insomma la stessa battuta che gli ha fatto Berlusconi proprio nelle ore scorse, cioè diceva: guardi, adesso che la vedo lei non è così tanto pauroso come sembra attraverso gli organi di stampa, è una persona affabile, insomma, la vediamo tranquillamente, perché non decide finalmente di scendere in politica? Al di là dell'aspetto centrale, che è quello insomma che riguarda tutti, sappiamo, e mi sa che siete in buona parte anche qui per questo motivo, cioè la cosiddetta trattativa mafia-Stato, c'è un altro aspetto che riguarda la persona di Antonio Ingroia, a prescindere dal fatto che sia giudice, cioè quello che lo vedrebbe, e molti lo vorrebbero addirittura quasi forzatamente, scendere in politica. Siccome il tema di questa serata è quello importantissimo che ci dovrebbe condurre tutti ad una riflessione sulla possibilità di avere un'altra Sicilia, chissà, vuoi vedere che magari il giudice finalmente decide di scendere in politica e ci aiuta a capire come arrivare ad un'altra Sicilia. Per cui, dopo tutto questo giro di parole, non posso non formularle la stessa domanda di poco fa, in un certo senso. È arrivato il tempo di vederla in politica? Così non va più in Guatemala? Mi dispiace, diciamo, deluderla, ma credo proprio di no. Innanzitutto perché ritengo ancora importante che io sia al mio posto, e ci starò ancora per qualche mese, il
l'incarico che le Nazioni Unite mi hanno offerto e che ho accettato di guidare una task force investigativa sul narcotraffico e la corruzione internazionale in Guatemala attenderà ancora un paio di mesi, perché credo ancora importante concludere le ultime cose che mi restano a Palermo. Non sono poche, sono legate soprattutto all'indagine ormai praticamente conclusa sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Penso che a ottobre, a fine ottobre, quando inizierà il processo vero e proprio con l'udienza preliminare, andrò poi appunto a assumere questo incarico alle Nazioni Unite. È un incarico temporaneo che quindi rappresenta ovviamente non un addio all'Italia, ma un arrivederci, e poi, come suol dirsi, si vedrà. Lei ha già risposto a tutte le domande in merito in giro per l'Italia e anche fuori dall'Italia, ma noi qua a Trapani mi vedo costretto anche a ripetere qualche domanda a cui ha già risposto. Cioè, ritiene che sia, ha risposto pure poc'anzi alle nostre telecamere, ritiene che sia una forzatura il fatto, ordita da organi superiori, il fatto che lei sia stato trasferito e vada adesso in Guatemala? No, assolutamente no, perché era una proposta che mi era stata già avanzata, diciamo, in tempi non sospetti, da fonti non sospette, perché è venuta proprio le Nazioni Unite in occasione di uno dei miei viaggi per congressi e scambi di esperienze in Centro America, in America Latina, alla fine l'anno passato, alla fine del 2011, quindi non è una cosa recente che si possa pensare essere originata dalle vicende degli ultimi tempi. È una proposta sulla quale ho riflettuto a lungo, che mi stimolava molto, e proprio perché, come dicevo prima, avevo interesse a completare le indagini, le investigazioni più importanti che ho seguito in Italia nell'ultimo tempo, ho rinviato il momento di prendere possesso sino appunto probabilmente al mese di ottobre, primissimi di novembre. Dopodiché, per concludere, anche per rispondere anche alla sua domanda iniziale sulla, diciamo, possibilità di da parte della politica, io direi da parte dei cittadini, di rendere migliore la nostra Sicilia, potremmo dire rendere migliore il paese. Io credo che noi certamente attraversiamo una fase estremamente delicata ma anche promettente. C'è un'Italia che vuole più giustizia, giustizia sia nel senso che si pratica nelle aule di giustizia, ma anche nel senso di giustizia sociale. Abbiamo un'Italia che vuole più regole, che vuole più legalità e vuole più eguaglianza. A questa Sicilia, a questa Italia bisogna dare delle risposte. Credo che ciascuno di noi, per come può e per come saprà, deve dare questo contributo. Io con il mio modesto contributo ho cercato di farlo da magistrato, e come me tanti altri magistrati, cercando di applicare la legge penale, come suol dirsi, senza guardare in faccia a nessuno, cioè applicando sino in fondo il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e cercando un po' di spezzare una certa prassi di applicare la legge in modo forte con i deboli e deboli con i forti. Credo che in questo senso ciascuno debba svolgere un ruolo. Per parte mia, la mia esperienza in Guatemala, che comunque, come dicevo prima, non è un'esperienza definitiva, è un'esperienza temporanea, è comunque un'esperienza che mi consentirà anche da lontano di continuare a partecipare al dibattito del paese, a dare il mio contributo per creare le premesse perché la Sicilia e l'Italia sia migliore di quella degli anni del berlusconismo, in cui si sono radicati e creati dei divari tra i più forti e più deboli, difficilmente colmabili in pochi anni. Occorre un salto di qualità, occorre uno scatto di reni. Il nostro paese può farlo, si tratta di dare
spazio, voce e rappresentanza a quella parte dell'Italia che ci crede. E per quel che mi riguarda, anche se da lontano, anche se dal Guatemala, e forse anche perché da lontano, anche perché non in qualche modo diciamo legato dagli impegni in prima persona in indagini delicate, cercherò di dire la mia e la dirò, diciamo, il più francamente e schiettamente possibile. Farò sentire la mia voce, insomma. Non abbiamo dubbi che sarà così, ed è proprio per questo che le chiedo perché, è scontata e banale, pleonastica la mia domanda, ma insomma gliela devo fare, perché siamo arrivati al punto in cui un'istituzione come quella giuridica, come quella delle intercettazioni, viene vista con malvoglia, ci si mette di traverso per quanto riguarda la classe politica per fare in modo che venga sempre utilizzata di meno, e invece capiamo, anche grazie alle sue prese di posizione, alla stampa nazionale e mondiale che ce ne dà menzione, che si può arrivare appunto a far sì che la legge sia davvero uguale per tutti. Eppure è una delle cose che si combattono un po' di più, insomma, negli ultimi anni. Ma io credo che la ragione sia abbastanza semplice. Non è lo strumento dell'intercettazione in sé che si vuole colpire, ma è chi usa lo strumento, cioè la magistratura. La magistratura negli ultimi decenni ha fatto dei passi da gigante. La magistratura del passato era una magistratura molto timida nei confronti dei potenti, era una magistratura che assecondava quella giustizia diseguale, assecondava quella legge penale, come dicevo prima, forte con i deboli, deboli con i forti, e nell'applicazione della legge la magistratura riproduceva quel principio, diciamo così, di diseguaglianza che negava quella frase che campeggia nelle aule di giustizia, cioè la legge uguale per tutti. Beh, quello che è cambiato, soprattutto negli ultimi decenni, è che mentre i Falcone e i Borsellino, che la legge volevano applicare in modo uguale nei confronti di tutti, senza guardare in faccia a nessuno, erano ai loro tempi degli isolati dentro la magistratura, negli anni più recenti gli allievi di Falcone e Borsellino sono entrati, come dire, nelle stanze del potere della magistratura. La magistratura è cambiata dal punto di vista generazionale, ma anche dal punto di vista dei valori, e si è andato diventata realtà quotidiana il principio di uguaglianza nelle aule di giustizia. Ed è successo il miracolo, potremmo dire per certi versi, che è stato nel contempo lo scandalo. Il miracolo, diciamo così, per i cittadini onesti, e lo scandalo per gli appartenenti alla classe dirigente abituati alla impunità perenne. Cioè è accaduto che anche i potenti potessero e dovessero rispondere delle loro malefatte nelle aule di giustizia. Questo ha innescato una reazione pesante, anche violenta in alcuni casi, ma comunque per lo più affidate a campagne di stampa e politico-mediatiche contro quelle punte della magistratura e contro gli strumenti della magistratura. E quindi in realtà i disegni di legge sulle intercettazioni, la cosiddetta legge bavaglio sulle intercettazioni, non è finalizzata a colpire lo strumento in sé, ma è finalizzata a colpire la magistratura che ha bisogno di quello strumento per rendere effettivo il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, perché l'obiettivo è tornare al passato in cui rispondono davanti alla giustizia penale solo i poveracci, mentre i potenti se la fanno sempre franca. Prendendo le dovute misure, come le distanze, potremmo quasi equiparare i provvedimenti contro così le intercettazioni a quelli contro la libertà di stampa, che sempre di più negli ultimi anni, anche attraverso insomma, la limitazione dello strumento di comunicazione a parola libero di internet, che si stanno mettendo in atto, dottore Ingroia. No, sicuramente, perché il punto è proprio Vi questo. chiedo Noi scusa, ma sono abbiamo. abituato a stare in piedi, sto in piedi, ma la passo meglio. Si tratta certamente di una questione non soltanto giudiziaria, ma è una questione di democrazia. E cioè noi abbiamo avuto e siamo dentro una fase di crescita
dell'importanza di alcuni poteri di controllo rispetto al quale il potere giudiziario, il controllo della legalità e il potere, diciamo così, dell'informazione, appunto il controllo dell'informazione e dell'opinione pubblica sono le uniche istanze che fanno da contrappeso rispetto all'esercizio brutale del potere esecutivo, potere economico e così via. E allora dall'altra parte c'è un lucido disegno per mantenere invece il vecchio assetto di potere, anzi per verticalizzare sempre di più il potere che venga concentrato in poche mani, che vede evidentemente con insofferenza il funzionamento e l'efficienza degli altri poteri, il potere giudiziario e il potere della informazione, il potere di controllo e via dell'informazione. In questo senso il disegno di legge sull'intercettazione, la cosiddetta legge Bavaglio, è legge Bavaglio nei confronti della stampa, che si vuole, della libera stampa che si vuole imbavagliare, e potremmo dire legge per limare le unghie alla magistratura dall'altra parte per renderla meno efficiente. È un intervento a tenaglia che se riuscisse, se passasse, e fino ad oggi per fortuna, diciamo, grazie alla resistenza di punti importanti dell'assetto complessivo del nostro paese siamo riusciti a fermare questo disegno, se passasse determinerebbe una gravissima svolta, diciamo, di tipo conservatrice del nostro paese, che ci riporterebbe indietro di decenni. Ed è per questo, per le ragioni che dicevo, che la posta in gioco non è soltanto una posta in gioco relativa alla magistratura e che interessa i magistrati come corporazione, ma che riguarda i cittadini, perché è una questione di democrazia, una questione di libertà. Bene, grazie. Ritornando all'argomento principale, insomma, di questo dibattito, cioè quello che ci vede un po' tutti assieme adesso discutere sulla possibilità di arrivare ad un'altra Sicilia, riprendo da lei, poi diamo la parola agli altri che stiamo mettendo da parte. L'Italia è una repubblica, al pari delle altre repubbliche, ma insomma al pari degli altri stati, fondata sul compromesso. Proprio nelle sere scorse parlavo con alcuni amici, appunto, di Rifondazione Comunista, poi insomma è nata anche questa mia partecipazione a questo dibattito, e sostenevo che purtroppo, lo dico a malincuore, quando si arriva ad esercitare il potere, cioè a governare, non si può non scendere in qualche maniera a compromessi. È possibile, rimanendo al dibattito stasera, invece fare a meno dei compromessi, parlando di gestione politica, quindi di governo, dottore Ingroia? Bisogna vedere ovviamente cosa si intende per compromessi. Un conto è l'arte, diciamo, della politica come diplomazia dentro il recinto della politica. Altro conto è il compromesso sui valori fondamentali e sui valori fondanti. Il problema è che in Sicilia e in Italia si sono fatti compromessi, patti nascosti, trattative nel retroscena di un palcoscenico nel quale ci si presentava con le mani pulite e invece ci si sporcava le mani dietro le quinte. E la vicenda, insomma, vicenda giudiziaria, al di là, non voglio entrare nel merito, ma la vicenda giudiziaria, la cosiddetta trattativa Stato-mafia, credo che emblematicamente rappresenti un modo di fare politica, un modo di fare istituzioni, un modo di essere Stato, e potremmo dire anche un modo di essere regione, che in Sicilia e in Italia ha costituito la regola, rispetto al quale l'intransigenza etica nel nome dei valori, della legalità, delle regole, dell'onestà, dell'uguaglianza e della giustizia sono stati un'eccezione. Ecco, noi credo che abbiamo il dovere e dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie per ribaltare questo rapporto, fare in modo tale che le regole, la regola sia appunto l'Italia e la Sicilia della legalità, ricacciando e sconfiggendo per sempre in una eccezione anomala, quella dei compromessi, dei patti oscuri, delle trattative scellerate, soprattutto con quei poteri criminali, mafiosi e non solo mafiosi, che hanno condizionato troppo a lungo la storia della nostra Sicilia, la storia del nostro paese, la storia della politica e dell'economia in Italia. Grazie.
vedo in qua, di solito restituisco quando prendo qualcosa, poi la restituisco. Giovanna, salvo, dicevo, vedevo diversi colleghi, Gianfranco Crescenti e Luigi Todaro, non so se ce ne sono altri. Vi chiedo una cortesia, così non era preventivata, se Gianfranco dopo ha la bontà di accompagnarmi qua sul palco, perché lui ben più di me è specializzato nelle materie giudiziarie, magari si può divertire, tra virgolette, a fare qualche domanda più specifica dopo l'angolo. Se Luigi invece ha la voglia di darmi una mano d'aiuto, se funziona questo microfono, non vuole lavorare, se mi dà una mano d'aiuto, vediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda fra la gente. Se ti va, Luigi, ci pensi, va bene? Ti do questo allora, guarda, se è possibile. Ah, ci va, va bene, grazie mille, grazie Salvo allora. Vediamo se c'è qualcuno che voglia fare qualche domanda specifica. Prima mi appello alla tua sensibilità, Salvo, per capire se è inerente la domanda. Finiva il dottor Ingroia prima parlando di eccezioni, e ce ne sono alcune qua su questo palco della Casina delle Palme. Una di queste è certamente il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. Vi invito, penso che lo conosciate, insomma, ma vi invito a fare un applauso per la sua storia che adesso accenniamo brevemente. Grazie. Un applauso a priori, vedrete che non lo dico a torto. Questo signore, che è giovanissimo, sì, quanti anni ha? Non sono giovanissimo, siamo da lì. Ho 42 anni. Ah, 42 anni, siamo coetanei, quindi giovanissimi praticamente, quasi ancora da dobbiamo crescere. Era in Inghilterra e ha sentito il richiamo della sua terra natia, lavorava là, era un professionista affermato, ha detto guarda, io me ne ritorno a casa mia, voglio provare a cambiare le cose perché secondo me ci sono i presupposti per cambiare le cose. Lo faccio dedicandomi al mio paese, ma vuoi vedere che ci riesco. Ha lasciato tutto in Inghilterra, sostenuto anche da una serie di consensi poco virtuali, anche se arrivano da Facebook, si è messo in candidatura ed è stato eletto sindaco di Petrosino. Quindi un applauso, secondo me, se lo merita. Uno che decide di lasciare un posto affermato in un paese straniero, insomma, e venire a rischiare dalle nostre parti, penso che sia meritevole certamente intanto di un applauso. Poi se sarà un buon sindaco, tra 5 anni gliene facciamo qualcun altro, anche se amministra Petrosino. Un'eccezione, dicevo, l'eccezione però in questo caso che conferma la regola, probabilmente quella del buon senso dei cittadini che l'hanno votato. Questo lo dico come augurio, sindaco, perché dobbiamo vedere ancora se sarà un buon sindaco, no? Certo, io la ringrazio, ma francamente questa cosa, questa notizia ha attratto un pochino i media, il fatto che insomma ha lasciato l'ombra, non è sicuro, è diventata più comoda. Io francamente, lo ripeto anche in questa occasione, credo di non aver fatto assolutamente nulla di eccezionale, lo dico con molta sincerità, perché che cosa sono certe comunità quando a un certo punto vedi di fronte a te in maniera sempre più drammatica una realtà che è quella dove sei nato, che è veramente disastrata, e ti accorgi che siamo veramente a un punto di non ritorno, quando ti accorgi che davanti a te hai gli occhi dei tuoi amici, di generazioni intere, che in questa terra non ne possono veramente più di essere umiliati, è una terra che è stata dilaniata, saccheggiata e lo è ancora oggi. E allora di fronte a una situazione del genere io credo che non c'è assolutamente nulla di eccezionale a che fare la cosa più giusta, che è quella di mettersi in gioco e assumersi anche delle responsabilità. La cosa eccezionale in realtà non l'ho fatta io, perché io avrei anche potuto perdere queste elezioni e tornarmene dov'ero. La cosa più eccezionale per me l'hanno fatta i ragazzi e le ragazze di Petrosino, perché se io avessi perso, loro invece sarebbero rimasti lì e avrebbero subito un po' la gogna per aver avuto il coraggio di scegliere qualcosa di diverso, qualcosa che chiede a voce forte il cambiamento. Quindi vi prego, se l'applauso lo dovete fare, non è per me, che veramente non ho nulla di eccezionale, ma per i ragazzi e le ragazze di Petrosino che hanno avuto questo coraggio. Sì,
Questa persona, Gaspare Giacalone, adesso è ritornato appunto a casa sua e fa il sindaco, e da quando è stato eletto sindaco, anche un po' da prima, viene, lo dico, ne abbiamo parlato anche poco fa, viene quasi utilizzato da diverse, dalle compagini politiche, soprattutto quella ovviamente vicino a lui, lui è un sindaco eletto con una coalizione di sinistra, quasi ormai come modello da esportare. Perché? Forse ancora è presto, insomma, per dirlo, ma probabilmente perché ha posto o ha fatto rinascere un po' di entusiasmo fra i giovani per quanto riguarda l'avvicinarsi alla politica, perché mi sa che un po' tutti negli ultimi 10 anni almeno ci siamo svincolati, allontanati quasi del tutto appunto dalle questioni politiche, perché le vediamo distanti. I politici, noi siamo soliti un po' tutti, penso di accomunare io il vostro sentimento, ci vediamo completamente lontani e non guardati appunto dalla classe politica, probabilmente finora appunto, lo scopriremo dopo se sarà un buon sindaco, invece lui è riuscito a ridare entusiasmo alla gente. Addirittura è stato preso così come modello da esportare, che direttamente Claudio Fava, sapete, uno dei candidati alla carica di governatore della Sicilia, gli ha chiesto di mettersi in lista alle prossime regionali. Gaspare Giacalone cosa ha risposto? Sì, è vero, io ho avuto questa richiesta molto gentile e affettuosa da parte di Claudio Fava, a mettermi in gioco per questo prossimo appuntamento elettorale, e credo che questo sia stato appunto un segno di rispetto non tanto per la mia persona quanto appunto per quello splendido progetto di cambiamento che è stato portato alla vittoria proprio dai giovani di Petrosino. E ho risposto no, perché è un po' mi lega in questo, ascoltavo con molta attenzione prima Ingroia quando diceva che lui ha rinunciato a far politica, perché io credo che questa Sicilia e questa Italia si cambia proprio con gesti normali e anche con l'umiltà di rinunciare alla gloria e alle ambizioni di quello che può portare un certo ruolo politico o istituzionale. Io sono fermamente convinto che devo fare la mia parte di sindaco in quel pezzo di Sicilia che è Petrosino, che è un comune di 8.000 abitanti, e la mia vita per i prossimi 5 anni deve essere legata a quella città. Io voglio assolutamente essere il sindaco di tutti i cittadini di Petrosino, non soltanto di una parte, ed essere lì presente ogni giorno, ogni momento. Voglio poi che queste elezioni regionali non siano un'occasione mancata. Io voglio veramente vedere un pezzo della mia Petrosino in Sicilia al prossimo appuntamento elettorale. Voglio che ci sia un po' quello che abbiamo fatto noi, un'apertura alla società civile, alle donne e agli uomini semplici di questa terra, alle personalità che abbiamo in questa terra. Ed è un appello che io faccio ai dirigenti dei partiti, ai partiti, non soltanto quelli della sinistra, a tutti quanti: non guardate più in basso ai vostri piedi, alle nostre sconfitte. Noi dobbiamo aprirci alla società civile, perché è così che riusciremo a cambiare questa Sicilia. Io sono fermamente convinto, perché è una cosa che abbiamo sperimentato fino a qualche tempo fa appunto a Petrosino, e noi abbiamo il dovere di pensare veramente ad un'altra Sicilia, perché le prove di una Sicilia che non ci piace le abbiamo continuamente, le abbiamo fino all'altro ieri, quando un signore che fa il presidente della provincia una sera alle 11:30 riunisce la giunta e come dire, dà contributi ad associazioni, a enti per 500.000 euro in 20 minuti. Sono stati dati contributi a pioggia
e dopo 20 minuti si dimette da presidente di questa provincia. Questa è una vergogna, questa è l'altra Sicilia a cui io non ci voglio avere niente a che fare e rimango a fare il sindaco, perché queste persone devono imparare una lezione che loro non hanno dimostrato di dare. Questi se ne devono andare a casa, devono andare a casa tutti quelli che non hanno nemmeno il pudore di dimettersi pur avendo delle condanne in primo grado o addirittura delle indagini per legami con la mafia. Ebbene, è un'occasione unica quella che ci aspetta alle prossime regionali e noi non lo possiamo assolutamente perdere. Ecco, grazie. Ok, avremo modo di continuare appunto questa discussione, questo argomento. Un'altra eccezione certamente rappresentata, lo dico io, poi eventualmente voi avete tutto il dovere e il piacere, tengo anche di smentirvi se così non sarà. Un'altra eccezione viene rappresentata dal sindaco di questo paesino, non so quanto conosciuto qua a Trapani, che è Palagonia, il sindaco Valerio Marletta. Quanti anni, sindaco? 32. 32 anni, eletto sindaco con Rifondazione Comunista. È un'eccezione, come no, un'eccezione in Sicilia essere sindaco a 32 anni in un paese difficile come quello di Palagonia e di un partito difficile, insomma, almeno agli occhi dei cittadini, come Rifondazione Comunista. Immaginiamo che Palagonia non aveva mai avuto un consigliere non di Rifondazione Comunista. Noi uscivamo dalle elezioni del 2008 dove il centrosinistra era stato cancellato. Cioè addirittura neanche il Partito Democratico aveva rappresentanza in quel consiglio, nonostante si tratti di un comune anche mediamente, un comune di 17.000 abitanti, si trova a 40 km dal capoluogo di provincia, da Catania, ed è un comune che nella nostra provincia è diventato anche abbastanza famoso negli ultimi anni, perché è il comune dove nel 2010 è nata l'inchiesta Iblis, che è l'inchiesta della Procura di Catania che vede in questo momento imputato il governatore Raffaele Lombardo e il fratello Angelo, deputato nazionale del Movimento per l'Autonomia. Proprio nelle campagne di Palagonia, dovete sapere, Palagonia è un comune agrumetato, una volta era l'oro di quella zona, i braccianti lavoravano, i magazzini lavoravano, oggi quel settore si vede in profonda crisi come tanti altri settori. Dicevo, proprio in quelle campagne, quell'inchiesta, grazie a quelle intercettazioni che noi per primi, non avendo nessuna paura, abbiamo pubblicato su un blog, su uno strumento che avevamo, ancora non c'era neanche Facebook, o almeno noi non lo utilizzavamo, mentre quel giornalaccio diretto dal plenipotenziario Ciancio provava, no, a nascondere o a non far passare alcune notizie. Proprio da quelle intercettazioni, quindi da quello strumento così importante di cui si parlava all'inizio, veniva una galla che la campagna elettorale del 2008 a Palagonia non era stata decisa solo esclusivamente dai cittadini. Era una campagna decisa in un rifornimento di benzina. Ecco il rifornimento di benzina dove il governatore Raffaele Lombardo mangiava le sigarette, l'avete sentito questo, no? Questa notizia. Dove il governatore Lombardo, al di là di come finirà l'inchiesta Iblis, si incontrava con tale Rosario Di Dio, che fino a qualche anno prima era detenuto, peraltro per reati di mafia, peraltro a regime di 41 bis. Lui non lo conosceva, passava di là per caso, anche perché dovete sapere che il governatore viene da un comune che si chiama Gran Michele, che sta a 12-13 km dal mio. E proprio in quello, da quella intercettazione emergeva che questo Osaro Di Dio, peraltro era in galera grazie all'inchiesta Ibis, grazie a quella intercettazione, grazie alla procura di Catania, decidevano in 4 e 48 chi doveva essere il sindaco del mio paese nel 2008. E veniva deciso da un blocco unico, che era quello ancora dell'asse Totò Cuffaro Raffaele Lombardo, tant'è che in quell'inchiesta fu arrestato anche l'ex sindaco di Palagonia, tale Fausto Fagone, che nel 2010 era deputato regionale dell'UDC, poi PID e tutto il resto, veniva deciso da Fausto Fagone, ovviamente con gli esponenti locali del Movimento per l'Autonomia.
bastato un incontro per dire chi a Paragonia doveva fare sì. La magistratura ha fatto il suo corso, la magistratura ha portato agli arresti, la maggior parte quel connubio fra la politica, che non era più la connivenza, non era più, addirittura esprimeva all'interno del consiglio esponenti dei clan mafiosi, tant'è che presidente del consiglio di allora, nonché ex mio collega in consiglio provinciale, oggi si trova anche lui, peraltro ha partecipato attivamente alla campagna elettorale, perché nel frattempo è stato liberato in attesa di processo, ma hanno perso, meno male. Proprio dico, in quell'occasione decidevano questi come doveva essere partito il comune. Noi siamo partiti da un principio diverso. Loro decidevano all'interno di un distributore di benzina, anche in maniera abbastanza squallida. Noi abbiamo deciso una cosa a proposito di compromessi. Abbiamo detto questa volta non era per una questione di autosufficienza o chissà che. Questa volta si ragiona con la piazza. Questa volta si va in piazza, si parla con le persone e soprattutto, lo abbiamo detto fin dall'inizio, quello che era lo strumento fondamentale, far riavvicinare la gente alla politica, che aveva visto in quel rifornimento come invece si decideva. La piazza cresceva, immaginate che nelle ultime settimane durante il ballottaggio in piazza c'erano più di 4.000 persone, qualcuno diceva non si vedono neanche nella festa locale della Santa, e quello è nato proprio in quella piazza. E abbiamo detto una cosa semplice: noi siamo uno strumento, la politica è uno strumento, usateci. Facciamo pulizia, e questo è il mandato che inizialmente la gente ci ha dato, poi ovviamente nei 5 anni si vedrà quali saranno i risultati, ma quello che la gente chiaramente ci ha detto è: apparentatevi con noi, apparentatevi con la piazza e lasciate perdere i partiti, perché al di là del ruolo importantissimo di Rifondazione Comunista e dell'Italia dei Valori quelle elezioni non sono state vinte dai partiti o da Valerio Marletta. Sono state vite dalla gente che ha deciso di riprendersi il diritto alla parola e di cacciarli e di dire si ragiona in piazza, si discute in piazza, si decide in piazza prima che nelle cabine elettorali e non in uno squallido rifornimento assieme ai mafiosi come ha fatto Raffaele Lombardo. È proprio perché è giusto che la gente, noi quindi, ci si riavvicini alle questioni sociali e politiche del territorio. Spero con l'avallo, insomma, degli organizzatori mi sono permesso di coinvolgervi se vi va in questa nostra chiacchierata. Vedo Salvatore Centorrino del Circolo a Malatesta, Circolo Arci a Malatesta di Trapani, con un cittadino. A proposito di domande dal pubblico, dalla gente, no? C'è una domanda per il dottor Ingroia da parte di uno dei nostri. Come si chiama? Mi chiamo Matteo Principato. Quanti anni hai, Matteo? 24. Sei di Trapani? Sono di Trapani, sì. Prego. Volevo porre una domanda al dottor Ingroia. Alla luce del comportamento della classe politica in Italia, la classe dirigente, mi chiedevo se il potere di autoregolamentazione di cui godono le Camere in Italia non fosse un limite alla piena attuazione della giustizia, dato che comunque hanno dimostrato negli anni che non sono delle persone oneste, e quindi dare la possibilità di autoregolamentarsi è come dare la possibilità a loro di fare quel che vogliono. Non godiamo di una cultura come quella inglese, dove le persone, diciamo, riconoscono ciò che è permesso e ciò che non è permesso. Qua in Italia sembra tutto lecito, e io mi chiedo: com'è possibile questo? Si può porre rimedio a questo comportamento o dobbiamo continuare ad essere schiavi di questa gente? Grazie. La domanda ovviamente nasce dalla constatazione di una realtà spesso desolante, cioè il fatto che, senza generalizzare, comunque il personale politico parlamentare, chiamiamo così, è stato, in questi ultimi anni si è caratterizzato per un alto tasso di inquisiti, indagati e spesso condannati, che quindi hanno usato il potere soprattutto per cercare di autoassicurarsi vie di fuga e un'impunità continua. Ma il sistema ovviamente
è molto, il sistema è semplice, il sistema è cambiare il personale politico che affolla, diciamo, le aule parlamentari e mettere al posto di camere elettive piene di inquisiti e indagati che cercano la carica parlamentare perché cercano l'immunità parlamentare, mettere quella parte dell'Italia e del paese che invece sta dall'altra parte, dalla parte delle regole e dalla parte della legalità. Se si riuscisse a realizzare questo salto di qualità, sono convinto e sono certo che verrebbe meno quel conflitto fra istituzioni, quel conflitto che si dice cosiddetto politica-magistratura, che invece spesso, scusate se la semplificazione, ma così è stato a lungo e per anni, è un conflitto di coloro i quali perseguono la propria immunità, che invece spesso è impunità, e chi invece vuole ripristinare le regole nei confronti di tutti secondo il principio dell'eguaglianza. Con una magistratura matura che non si inchina ai potenti. Ha descritto ancora il nostro paese con una magistratura coraggiosa che ha pagato con la vita le lotte alla mafia e alla criminalità organizzata. Come concilia questa visione e appartenenza anche lei a questa magistratura? E evidentemente questo ci fa onore, lo rende onore. Allo spostamento di un ufficio della Procura, uno degli uffici più prestigiosi del nostro paese, per sentire una persona informata sui fatti, presunta persona offesa, che non si vuole spostare da Roma a Palermo solo perché si chiama Silvio Berlusconi, non è un modo di inchinarsi anche questo al potere? Grazie a voi. Ma direi di no, quando cioè, non posso entrare nelle vicende specifiche dei procedimenti penali, ma capita spesso che per esigenze anche di ufficio noi pubblici ministeri si spostano di sede per ascoltare testimoni, concentrando ad esempio due, tre audizioni di testimoni non nella sede dell'ufficio ma in luoghi più agevoli anche per i testimoni, questo serve per accorciare i tempi. Nel caso di specie, come è noto, eravamo in una situazione alla fine di una lunga successione di date di incontri andata a vuoto, rispetto al quale quello che contava era assumere le informazioni e quindi l'atto istruttorio. Vi era la possibilità di farlo a Roma, vi era la possibilità di farlo a Palermo, dovendo comunque recarci a Roma per altre attività istruttoria si è ritenuto di espletare, accorciando così i tempi del processo, perché il rischio era dover rinviare almeno di un'altra settimana per poter sentire a Palermo presso il nostro ufficio la persona informata sui fatti, cioè Silvio Berlusconi in questione. Poi quando si ha a che fare con parlamentari, come lei sa, il potere coattivo della magistratura è molto attenuato, perché se il testa in questione si fosse rifiutato di presentarsi a Palermo non avevamo altra strada che fare una richiesta di accompagnamento coattivo al giudice, che avrebbe dovuto poi farlo al Parlamento e attendere i lavori parlamentari perché venisse eventualmente concesso l'accompagnamento coattivo a Palermo. Ma tra
la perdita, diciamo, del tempo di alcuni mesi e la possibilità di fare un viaggio a Roma per raggiungere lo stesso obiettivo, essendo pratici, penso che la soluzione migliore sia stata quella di andare a Roma e andare avanti nelle indagini. Accorciamo i tempi praticamente. Ma se avete altre domande, state per ora un po' tranquillini, che adesso facciamo intervenire l'assessore Catania, a cui devo chiedere di fare questo sforzo di alzarsi e sedersi qua, perché non ci arriva il microfono. Quindi facciamo così. Allora, l'assessore Giusto Catania, assessore al comune di Palermo e l'assessore alla partecipazione. Se non ho capito male, mi è sembrato di capire, appunto, però da questa prima mezz'oretta di discussione che abbiamo avviato, che il primo passo probabilmente per avere un'altra Sicilia è quello di far ritornare i cittadini ad interessarsi alla politica e a partecipare alla vita politico-amministrativa del territorio dove abitano. Un assessore alla partecipazione mi sa che ha anche questo duro compito. Come funziona? Io credo che intanto il tema della partecipazione riguarda tutta la politica, non può essere un tema delegabile ad un assessorato. È compito della politica quello di promuovere processi partecipativi che mettano tutti i cittadini nelle condizioni di decidere. Dobbiamo pensare probabilmente a un nuovo modello di democrazia. Noi in questi anni abbiamo pensato a un modello di democrazia delegata, ed è probabilmente il modello di democrazia che conosciamo, forse l'unico applicato in questi anni in Europa, nell'Europa occidentale, ma non è l'unico modello di democrazia possibile. Pensare a un modello di democrazia partecipata, un modello di democrazia diretta, dove i cittadini svolgono un ruolo attivo nel processo decisionale, credo che possa essere un modo concreto per riformare la democrazia delegata. Io credo che ci sia un punto fondamentale che attiene proprio alla politica. In questi anni, e ci ritroviamo a discutere delle disastrose condizioni della Sicilia, che poi è il tema della discussione di oggi, probabilmente perché si è pensato che l'unico modello di democrazia possibile fosse quello della delega. Siamo andati a votare, abbiamo eletto 90 parlamentari regionali, abbiamo eletto un presidente della regione, forse ho sbagliato, ho detto abbiamo eletto. Cominciamo a pensare alle forme di democrazia e scopriamo che non possiamo usare la prima persona plurale nella declinazione di questo verbo. Non è vero che abbiamo eletto 90 parlamentari, hanno eletto 90 parlamentari. Perché con le forme di limitazione della rappresentanza istituzionale in questi anni, con l'introduzione di forme di sbarramento, ci sono migliaia e migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di cittadini siciliani che non vengono rappresentate nelle istituzioni. Perché introducendo queste forme di limitazione alla democrazia, i cittadini votano e il loro voto non serve a nulla. Perché con gli sbarramenti al 5, 6... è in discussione in questo momento al Parlamento nazionale una legge elettorale con lo sbarramento all'8%, immaginate come limitazione alla democrazia, alla rappresentanza reale della cittadinanza. E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che bastava votare, delegare e poi dopo 5 anni verificare quello che è successo. E io credo che questo sia un limite della democrazia e sia un limite della partecipazione. Non basta aspettare 5 anni per scoprire, per mettere a valore, per scoprire l'effetto reale del nostro voto. Guardate, noi in Sicilia in questi anni abbiamo assistito a una cosa scandalosa che in qualsiasi paese democratico avrebbe fatto gridare allo scandalo, che in Guatemala, dottor Ingroia, avrebbe fatto gridare allo scandalo, cioè che viene votato un presidente con una coalizione e quelli che un minuto prima erano contro, avevano sostenuto un altro presidente della regione, avevano detto peste e corna di quel presidente, avevano detto che era clientelare, mafioso, venduto ai poteri forti, dopo 5 minuti hanno pensato bene di sostenere lo stesso presidente. Non cambiando le argomentazioni,
semplicemente limitandosi a praticarle queste argomentazioni, spiegando che l'unico modo per vincere le elezioni in Sicilia è quello di aderire a questo modello clientelare, e quindi si sono adeguati praticando una politica in linea con quello che il governatore Lombardo ha pensato di fare in questi ultimi 4 anni e mezzo. Allora, questo è un elemento che ci deve indurre, dopo 4 anni e mezzo di governo regionale, a riflettere su quello che dovremmo fare da qui a poco? Sì, ma probabilmente ci doveva indurre a riflettere qualche anno fa, quando abbiamo assistito a queste forme drammatiche di gestione del nostro voto, per cui probabilmente pensare a un modello di partecipazione per cui i cittadini non devono aspettare 5 anni per decidere le sorti della propria regione, probabilmente è un modo concreto per migliorare la democrazia. Probabilmente questo modello dovremmo sperimentare. Ci sono assessorati che stanno studiando e lavorando a questo modello. Intanto però sono scaduti i 5 anni, anzi l'hanno anticipato questi 5 anni, almeno utilizziamola bene questa scadenza. Ci sono 3 candidati alla presidenza della regione che sono tutti e 3 in continuità con gli ultimi 9 anni di governo della regione, tra Cuffaro e Lombardo. Ce n'è uno e una coalizione che in questi ultimi 10 anni non ha condiviso il potere, anzi è stato l'unico baluardo alla democrazia e ha costruito una concreta opposizione a questo modello politico clientelare. Possiamo cominciare a pensare che il modello partecipativo possa essere applicato nel momento in cui votiamo, e quindi alle prossime elezioni regionali magari possiamo sperimentare questa forma di democrazia, cacciando quelli che hanno governato la Sicilia in questi 9 anni e provando a costruire un altro modello di regione che passa proprio dalla democrazia diretta dei cittadini. Siete pronto, Nicola? Abbiamo 2 domande importanti. Perché qui... Sì, sono qui. Ok, 2 domande importanti. Abbiamo Marco Rizzo, giornalista, che vorrebbe fare delle domande in merito al discorso dei 5 anni, perché qui sono passati più di 5 anni. Sì, io... va bene, Marco, non so, anche gli altri che volessero fare qualche domanda, comunque, capisco che la presenza del dottor Ingroia di voglia di approfondire una tematica in particolare, ma proviamo a limitarci un po' anche all'argomento principe del dibattito, cioè arrivare a costruire un'altra Sicilia, se è possibile. Marco, guarda, dico, andrò un po' fuori tema, però forse non passa da cui partire. Intanto, sì, bravo, non me ne vogliono gli altri relatori, però questa è la festa del circolo Mauro Lo Stagno. Ripeto il nome, Mauro Rossaio, dovrebbe fare scattare un applauso a Carlo. E il dottor Ingroia, che ha avuto l'onore e il piacere di avere come insegnante alla Croce a scuola di giornalismo di Palermo, segue il processo in corso insieme al dottor Del Bene e al dottore Paci, che riprenderà il 26 settembre, lo dico per chi volesse prendere parte al processo, assistere insomma al processo, prendere parte magari non lo condiviso. Il 26, che tratta il giorno dell'anniversario della morte, riprenderà il processo. Volevo chiedere al dottor Ingroia, secondo lei, perché, una domanda semplicissima, perché è importante il processo Lo Stagno? So che insomma, essendo un processo in corso, lei non può dire tanto, ma penso che possa dire ai trapanesi, a maggior ragione per i trapanesi, perché è un processo così importante. Grazie. Ma è importante il processo Lo Stagno innanzitutto perché dimostra che, sia pur a volte in ritardo, tardiva, la giustizia, specie quando viene ostacolata nelle sue battute iniziali da troppi depistaggi, come nel caso delle indagini delle prime battute sull'omicidio Lo Stagno, la giustizia alla fine arriva ed è una sfida importante. Io mi sono occupato di questo processo per molti anni e sono stati anni purtroppo prevalentemente di frustrazione, perché sono stati anni in cui dal 96 in poi, benché tutti gli sforzi e gli approfondimenti, aveva portato a una serie di successive archiviazioni e sembrava essere un'indagine condannata anche questa
alla totale impunità dei colpevoli. E quindi è stato con un certo emozione, con un certo orgoglio che assieme ai colleghi che con me si occupano oggi di questo processo, Gaetano Paci e Francesco Del Bene, abbiamo avviato l'inizio di un processo nei confronti di due imputati. Poi i giudici della Corte d'Assise di Trapani ovviamente valuteranno se gli elementi di prova che sono stati acquisiti nel dibattimento saranno sufficienti per affermare la responsabilità penale degli imputati, però credo già che il solo fatto di aver ottenuto un rinvio a giudizio e quindi di poter celebrare a Trapani, davanti alla Corte d'Assise di Trapani, il processo per un omicidio che è un omicidio importante, che è rimasto nella memoria di molti siciliani e anche di molti italiani, perché Mario Ressagno è stato una figura simbolica, impegnato su più fronti durante la sua vita, in più luoghi e in territori diversi, rispetto al quale da ultimo certamente il suo impegno nell'informazione, per quello che svolse nell'emittente RTC, certamente è stato una azione di coraggiosa informazione e denuncia del malaffare, degli intrecci mafia, politica e affari illeciti, dove certamente va ricercato e individuato quel movente che ancora oggi non si è evidenziato con nettezza e con chiarezza. Come è noto, gli imputati del processo sono con il quale è ritenuto il killer o uno dei killer di Mauro Rostagno e il capo della famiglia mafiosa di Trapani del tempo. Ebbene, certamente ci sono degli altri responsabili, degli altri colpevoli dell'omicidio Rostagno, soprattutto degli altri mandanti e degli altri complici di quell'omicidio. Noi abbiamo rassegnato e consegnato al processo una verità che ancora non è piena, nella convinzione che il dibattimento, nell'approfondimento che avviene normalmente nelle udienze pubbliche, nella partecipazione all'accertamento della verità, nel contraddittorio delle parti, con la partecipazione certamente alla difesa degli imputati, ma anche e soprattutto delle difese delle parti civili e con la partecipazione di quello che è la Corte d'Assise, l'approfondimento molto meticoloso che sta facendo la Corte d'Assise, possa aiutare a venire fuori altra verità e scoprire tutta la verità sull'omicidio di Mauro Rostagno. Molte cose in più si sono evidenziate rispetto a quanto è venuto fuori nelle indagini, e io credo che alla fine di questo dibattimento, quale che sia la sentenza, sapremo di più su quella vicenda oscura, e magari questa acquisizione di maggiore conoscenza può essere utile, potrà essere utile per dare un volto anche ai mandanti che oggi hanno il volto coperto dell'omicidio Rostagno. Quello che mi auguro è quello per il quale è importante che si mantenga alta l'attenzione che c'è, perché fin dalla prima udienza, io poi purtroppo preso da altri impegni non ho potuto più seguire costantemente udienza per udienza il processo, ma ho percepito fin dalle prime udienze una partecipazione non solo dell'informazione nazionale e locale, ma anche di tanti cittadini all'udienza per un processo in Corte d'Assise che non è usuale e che dimostra che da parte della comunità di Trapani c'era attesa e c'è attenzione rispetto a questo processo, e credo che questa sia la cosa più importante che dà maggiore fiducia per il futuro, per l'accertamento della verità piena sull'omicidio Rostagno, che è uno dei tanti misteri siciliani e uno dei tanti anche uomini liberi e coraggiosi nel mondo dell'informazione che è stato ucciso dal potere politico mafioso. Ok, grazie. Bravo. Allora, quello che è stato fatto in questi anni in questo paese è stato un disegno preciso.
quello di annientare gli spazi del pensiero, cancellare gli spazi del pensiero. L'unico modello era il modello televisivo, l'unico modo per pensare era rincoglionirsi davanti a un mezzo, davanti alla televisione, essere bombardati da messaggi subliminali ed espliciti che ci dovevano indurre a pensare secondo un modello precostituito. Allora, noi pensiamo, e lo abbiamo detto in campagna elettorale, lo abbiamo ribadito nel momento in cui siamo stati eletti, che bisogna aprire il Teatro Garibaldi, aprire i cantieri culturali alla ZISA e provare a costruire attraverso questo modello un'altra idea di cultura, cioè un'idea di cultura dove la cultura si pratica dal basso attraverso un modello di partecipazione. E infatti la città di Palermo è collegata con queste esperienze, come le esperienze del Teatro Coppola di Catania, come l'esperienza di Macao a Milano, come le tante, tante, come l'esperienza del Teatro Valle a Roma, le tantissime esperienze di sperimentazione culturale dal basso, dove il tema della cultura e il tema della lotta sociale spesso sono intersecate per ricostruire un'altra idea di società. L'amministrazione comunale da questo punto di vista è impegnata nella pratica costante della ricostruzione anche di un'idea della cultura alternativa a questo modello. Io penso che i primi passi vadano verso questa direzione e siamo sicuri che arriveremo al traguardo, provando a costruire un nuovo modello che possa transitare Palermo verso altri, verso un'altra prospettiva culturale e sociale anche per l'Italia. Siamo ambiziosi da questo punto di vista. Grazie. Io quando sento parlare di teatri nelle altre città mi arrabbio sempre, mi viene la lacrimuccia, perché penso che insomma non abbiamo nel nostro capoluogo un teatro comunale, insomma, mi arrabbio a sentire gli altri che lo occupano, lo aprono, lo fanno vivere, noi invece non abbiamo nemmeno di che lamentarci, perché proprio non esiste il teatro in città. E allora, adesso vorrei, mentre Salvatore, capisco che altre persone, ma le facciamo stare buone, vorrei far salire sul palco uno degli organizzatori di questa serata che spero vi stia piacendo, ma mi sa di sì perché vi vedo coinvolti, cioè Francesco Bellina nelle cose che fa ci metterà, me lo dico non per piaceria, ma perché proprio lo conosco anche da quando era più piccolino ed è sempre stato così, mette il cuore in tutto ciò che fa e che dice. Per cui un applauso intanto se lo merita per aver insieme ad altri organizzato questa serata, certamente al di là del vostro punto di vista politico, perché se siete qua in gran parte per questo parterre è anche appunto merito di Francesco Bellina. Poi volevo invitarvi, egregi concittadini e non solo, che siete in questa bellissima cornice della Casina delle Palme, ad approfittare della presenza di tre amministratori, oltre che del dottore Ingroia. Che ne so, non avete voglia di chiedere a un sindaco che non è della vostra città come può un trapanese far valere il diritto di avere l'acqua ogni giorno a casa sua? Magari sono in grado di darvi dei suggerimenti e andate dal sindaco di Trapani, o se non siete di Trapani, all'altra della città dove vivete, per dirgli: guarda che il sindaco di Palagonia ci ha detto che potremmo fare così, guarda che ho altre situazioni del genere, approfittate. Francesco, vieni qua, alzati, tu che puoi, che sei ancora, non devi allungare più, ma certamente hai ancora un sacco di energia. Intanto grazie per la serata a nome di tutti quelli che sono qua. Poi so che anche se sei stanco per questa dura giornata insomma di organizzazione, avevi qualcosa da dire, forse ricollegandoti un po' anche a quanto appena detto in maniera semplicistica da me. Intanto buonasera a tutte e a tutti. Io voglio ringraziare, non sono stanco da solo, ma siamo stanchi tutti, quindi voglio ringraziare i miei compagni e le mie compagne che hanno reso possibile questo evento: Salvo, Giovanni, Andrea, Cristian, Enzo, Marco, Fabrizio e tutti. Sì, effettivamente parlavi della possibilità di amministrare in modo diverso una città. Per chi non lo sapesse, a Trapani quest'estate sono state chiuse due spaggette nel centro storico, molto carine, facilmente fruibili da residenti e da turisti, perché le alghe e la sporcizia rimanevano sulla spiaggia e quindi costava troppo all'amministrazione pulirla periodicamente. Quindi il sindaco ha suggerito di aspettare la corrente in modo che si portasse via le alghe. Questo forse è un modo anticrisi per affrontare
la pulizia della città. Peccato che poi per 40 minuti di commissione al comune prendano 45 euro e quindi lì magari i soldi li spendono. Ed è lo stesso principio per cui nel centro storico, come in tutta la città, come nei quartieri popolari, mancano i servizi base, manca l'acqua, che dovrebbe essere continua 24 ore su 24, dovrebbe essere potabile, e invece ancora paghiamo le autobotti, non si sa di chi e non si sa perché, non si sa perché ci sono i furti di rame e gli acquedotti appunto nelle fonti di approvvigionamento, e non sappiamo perché giusto ad agosto succedono certe cose. È facile immaginarlo, ma se siamo qui questa sera al centro della città e a pochi passi dal comune, è perché vogliamo dire forte che noi non ci stiamo, che siamo per un'idea alternativa della gestione dell'amministrazione delle città, della provincia e della regione, perché siamo qui a testa alta con coloro che abbiamo sostenuto in questi anni, nelle battaglie, nelle lotte, nelle vertenze, per dire ancora che siamo qui, siamo vivi e vegeti e abbiamo sempre qualcosa da dire, ma soprattutto da proporre, perché non basta dire no. E a questo in questo momento vorrei salutare i compagni del Cantiere Navale di Trapani, che sono di nuovo sotto pressione mediatica e non solo, perché la vertenza continua anche la loro, e noi siamo ancora qui e saremo sempre al loro fianco. Quindi vi ringrazio, vi lascio ai magnifici relatori che ci hanno fatto il piacere di essere qua questa sera, grazie a tutti. Grazie a te Francesco Bellina. E mentre invito invece il collega Gianfranco Crescenti a venire, e adesso ti preparo la sedia però Gianfranco, non posso altro che per il fatto che ha la barba bianca, io ancora invece resisto, guarda, sono bianchina, a differenza tua, ti metto la sedia qua, anzi te la prendi da solo, fammi questa cortesia, ti metti qua al centro insieme a me, così poi ti prepari. A proposito appunto di come arrivare, ritengo insomma, anche a creare un'altra Sicilia, penso che una delle priorità sia quella che riguarda il lavoro. Siamo la terra più messa male da questo punto di vista in Italia, la disoccupazione cresce sempre di più in maniera esponenziale. Cosa si può fare? Siamo sempre costretti, continuo a chiedere, insomma, gli amministratori che riesco ad intervistare, ce ne sono tantissime, ma purtroppo divagano tutti e non sono mai tanto chiari. Gianfranco, qua ti devi mettere che non ci arriva il microfono lì, con la sedia qua. Dico, veramente siamo costretti a stare sempre sotto il giogo della cosiddetta formazione professionale che alla fine insomma non forma nemmeno più di tanto. Partirei dal sindaco di Petrosino. Cioè, cosa può fare un sindaco per dare lavoro a questi giovani e non solo? Perché dai 40 in su, se uno perde, ha la sfortuna di perdere il posto di lavoro, rimane disoccupato per sempre, perché nessun'altra azienda, qualora ce ne fossero, si prende la briga di assumerti perché ormai sei vecchio. Immaginiamoci a 50 anni che succede. Ma cosa può fare un sindaco? Ma io credo che un sindaco innanzitutto deve capire che bisogna lavorare per priorità, e tenendo conto anche di quella che è la realtà che ci troviamo ad affrontare. Io nel mio comune per esempio ho trovato un comune che era sull'orlo del dissesto finanziario, è stata la prima cosa che mi hanno detto siamo ad un passo veramente alla bancarotta, che è un po' quello che succede in molti altri comuni, è quello che succede alla regione siciliana dove non si pagano gli stipendi, è quello che succede un po' per tutta la nazione. Ebbene, quando è così, questa è una priorità, questa è una di quelle cose che bisogna affrontare subito. E noi abbiamo sperimentato in fretta e furia, io ricordo che sono sindaco soltanto da qualche mese, quindi non è che ci abbiamo messo chissà quanto per trovare e mettere in pratica delle soluzioni. Ebbene, abbiamo dovuto affrontare questa situazione. E abbiamo cercato di capire dove potevamo attingere per coprire questo buco. E abbiamo fatto quella che per me è la cosa più immediata, capire se tutti quanti stavano pagando le tasse, soprattutto capire
se i più ricchi stavano pagando le tasse. Ebbene, in 15 minuti noi abbiamo trovato 200.000 euro e già abbiamo iniziato a prendere un attimino più di coraggio, perché abbiamo capito che quelli più facoltosi non erano nemmeno nei nostri elenchi, mettiamola così. Abbiamo praticato quella che si chiama un allargamento della base imponibile. Noi siamo riusciti non solo a chiudere il bilancio, non solo a togliere tutte quelle voci vecchissime di bilancio, perché la legge stabilisce che dopo 5 anni i crediti che non vengono che non vengono incassati vanno tolti dal bilancio. Abbiamo rimesso in ordine i conti e vi dico che noi non aumenteremo le tasse, non aumenteremo l'IRPEF, non aumenteremo l'acqua, non aumenteremo i rifiuti, non aumenteremo nemmeno l'IMU, addirittura avremo un punto percentuale in meno. E vi dico di più, che noi stiamo continuando ancora in questa azione di recupero, perché l'obiettivo, ed è giusto per rispondere alla domanda che si diceva prima, come possiamo iniziare a creare sviluppo e posti di lavoro? Ebbene, da questo momento in poi, che siamo riusciti finalmente ad arrivare al traguardo del pareggio, ogni centesimo che noi recuperiamo lo andremo ad investire sullo sviluppo. Un mio obiettivo è quello di creare dei canali, che cosiddetto microcredito. Ecco, iniziamo da queste cose. E poi a Pedrosina abbiamo sperimentato anche un altro modello, perché tutti parlano di turismo, alcuni nel mio paese sono convinti che basta, come dire, appropriarsi di una spiaggia, farla diventare privata, metterci su un chiosco, metterci su cemento sparso qua e là e chiamarlo turismo. Io non sono esattamente convinto di questo. Io penso che il turismo è un'altra cosa. Turismo significa fare dei percorsi culturali, come diceva giusto prima, e significa anche creare dei canali, delle condizioni di albergo diffuso, insomma creare un certo movimento. Ebbene, noi abbiamo iniziato da subito a fare questo. Noi quest'estate a Pedrosino abbiamo fatto 70 eventi senza spendere un centesimo, perché abbiamo detto a tutte le associazioni, a tutti i gruppi giovanili, a tutte le aziende che questo è un bivio: o ci mettiamo di nostro o ognuno di noi fa questo, come dire, slancio, questo gesto di mettere in campo quelli che sono i talenti, quelli che sono un po' anche il proprio tempo per investire sullo sviluppo, oppure non riusciamo a venirne fuori. E questo messaggio è stato recepito benissimo dalla mia comunità. Ecco, io credo che lo sviluppo, i posti di lavoro arrivano non perché un sindaco di punta in bianco si inventa la grande furbata, e lo sviluppo arriva se gli amministratori, noi amministratori, siamo in grado di dare delle indicazioni, di dare una direzione, ma se c'è la partecipazione di tutti quanti, dei cittadini e soprattutto delle imprese. Grazie. Nicola? Sì, salvo, faccio intervenire il sindaco di Palagonia in merito alla stessa domanda, è giusto okay. Che ci dia una sua visione, insomma, delle cose, poi avrò il piacere, insomma, di far intervenire gli ospiti, i cittadini. Prego, sindaco. Guardi, al di là delle considerazioni condivisibili del collega, io dico una cosa: noi dobbiamo essere molto realisti in questa fase. Noi abbiamo una fase in cui i comuni, io sono sindaco da 3 mesi, subiscono innanzitutto le vessazioni delle nuove misure dei governi, del governo Monti. Basta vedere i provvedimenti sulla spending review. Immaginate che un comune come il mio in quest'anno ha avuto un taglio da un anno all'altro dei trasferimenti di ben 670.000 euro. Immaginate che abbiamo un bilancio di circa 11 milioni di euro. La regione latita, immaginate che arrivano al mio comune ogni 3 mesi dovrebbero arrivare dei trasferimenti riguardanti i servizi sociali, la scuola e altro, dalla regione Sicilia. Noi in questo momento, quindi siamo ormai a settembre, abbiamo avuto un'anticipazione
un'anticipazione di 150.000 euro. Quindi in questo momento io mi trovo a governare il mio comune solo e esclusivamente con i soldi che entrano dalle tasse. In un comune dove la TARS, quindi la spazzatura, è stata pagata dal 38% dei cittadini ad oggi, e dove l'acqua, quindi l'altro grande, diciamo, servizio, un'altra grande tariffa, definiamola così, anche se sull'acqua potremmo fare tutta una discussione, siamo all'incirca là, su quelle diciamo percentuali. In più quest'anno è stata introdotta l'IMU, che tanti continuano a chiamare ICI, ma è qualcosa di completamente diverso perché cambiano i criteri. Immaginate che il mio comune aveva un gettito ICI dell'anno scorso, quindi terreni agricoli, le seconde case, di 700.000 euro, oggi ha un gettito ICI di 3.200.000, di cui il 50%, come si sa, 1.600.000 dovrebbe andare allo Stato. Quindi questa è la situazione in cui intanto iniziamo ad operare. Ho un comune che ha 20 milioni di euro di buco, accumulati in anno, quelli accertati ancora con un contenzioso enorme. Questa è la situazione in cui i comuni iniziano, comunque si muovono. Ne abbiamo nel male tanti già, anche nelle cronache dei giornali vengono inseriti questi dati, perché poi non è più una questione del sud, perché le misure della spending review, immaginate, non mettono in difficoltà il bilancio del comune di Paragonia o il bilancio del comune di Napoli. Quest'anno entrano anche i virtuosi, no? Anche il comune di Torino, quelle realtà che erano state viste spesso dal sud come realtà che non hanno problemi, che riescono tranquillamente a chiudere i bilanci. E in una situazione come questa, dove già, al di là di quello che possa fare poi ogni comune ha le sue peculiarità, il nostro è un tessuto sociale prettamente agrumicolo, e in una fase come questa dove abbiamo perso fondi strutturali europei riguardanti l'agricoltura, anzi è stata probabilmente la grande occasione persa dalla regione Sicilia in questi anni, o quando li abbiamo utilizzati, anzi li hanno utilizzati solo per fare le speculazioni, perché di questo stiamo parlando, comune che non ha praticamente turismo, poi parliamo di altro. Quello che innanzitutto secondo me un comune dovrebbe fare anche per rendere ricettivo il proprio paese, innanzitutto garantire i servizi, garantirli in maniera dignitosa. Secondo, occuparsi anche di un altro dramma che ad esempio parlava, giusto introduceva, anche perché uno degli elementi della discussione di stasera, occuparsi ad esempio del proposito di lavoro dei lavoratori storici, no? Dei precari storici degli enti locali. C'è il rischio che dal 31 dicembre, un rischio serissimo, di migliaia e migliaia di lavoratori storici, di gente che era giovane una volta, era giovane negli anni 80, oggi si ritrovano ad avere 45-50 anni, con la possibilità che dal 1 gennaio del 2013 siano tutti a casa. E anche quello, penso che, non so a Petrosino, ma nel mio comune è una delle questioni che si è posta, di come salvaguardare quei posti di lavoro all'interno della pubblica amministrazione. Si potrebbe fare un discorso molto simile sui forestali, ad esempio. C'è tutte questioni che comunque questi anni, questo blocco di potere degli ultimi 10 anni lascerà in come eredità a quelli che andranno a governare. Io spero che ci sia un rinnovamento. Quindi questa è la fase in cui ci troviamo a lavorare. Ecco perché non voglio essere pessimista, ma già è tanto che un comune riesca a garantire, riesca a mantenere la spesa, in un momento in cui poi sulle grandi linee direttive del mondo del lavoro non decide il comune, non decide la Sicilia, ma ormai i grandi movimenti bancari transnazionali, cioè potremmo fare tutta una grande discussione. Questo non è per diciamo uno lavarsi le mani come ente pubblico, ma io penso che in questo momento la cosa più dignitosa che debba fare un sindaco, debba fare qualsiasi rappresentante di istituzione, innanzitutto garantire la propria parte e riuscire in maniera pubblica e partecipata a gestire i servizi, come ha fatto il sindaco di Petrosina, non aumentare le tariffe perché è un'ulteriore vessazione, anche perché poi spesso, immaginate, il 38% che paga le tasse in un comune come quello mio, già fa immaginare, non le pagano così, immaginiamo se vengono aumentate. Quindi questa è la fase. Mi sono accorto però di una cosa, noi le diciamo queste cose, le mettiamo sul piatto, da quello, guardando un po' i dati anche degli altri comuni, come nella città dove ho vissuto per 12 anni, nella città di Catania, prima o poi comunque verranno a galla, quel miliardo di euro di cui abbiamo sempre parlato, di grande buco che a Catania alla fine o poi verrà a galla, basterà avere una nuova amministrazione che probabilmente riusciremo a costruire già l'anno prossimo nella città di Catania. Ok, grazie.
Salvatore. Allora, Nicola. Aspetta un attimo. No, prego, vai, dai. Però volevo fare poi fare la domanda a Gianfranco, sì, perché vedo che è un po' stanco anche il dottor Ingroia, sì, giustamente. Sì. Le ultime due domande che abbiamo diritto a lui. Una poi l'altra eventualmente prima che se ne va. Così facciamo intervenire Gianfranco. Allora, intanto io vorrei denunciare una situazione. Quest'anno siamo stati una settimana in vacanza a Favignana e ci siamo accorti, secondo segnalazione anche dell'ex stabilimento Florio, che la spiaggia del porto, praticamente la gente può farsi il bagno perché non ci sono divieti, però lì è una zona portuale, quindi se arriva qualcuno in moto con la barca rischia di fare danni alle persone che si bagnano. La contraddizione del comune di Favignana, dell'isola di Favignana, è che lì c'è anche addirittura un lido autorizzato. Anche questa è un'altra Sicilia. Questa è un'altra Sicilia che vogliamo, che non ci piace, che vogliamo. Che poi non abbiamo una domanda da parte di Beppe Ortisi. Giuseppe Ortisi, consigliere provinciale, non ho capito. Io? Sì, anche sindaco appunto di Favignana, attualmente consigliere provinciale. Sindaco di Favignana con 10 anni fa. Già sindaco di Favignana. Io la domanda non è proprio una domanda, mi volevo riallacciare a quando diceva Gaspare Giacanone, sindaco di Petrosino, riguardo al caso di mala politica che abbiamo avuto in questi giorni alla provincia regionale di Taranto, della quale io sono consigliere provinciale di opposizione. Come diceva Gaspare, nell'ultima notte prima delle dimissioni, la giunta provinciale ha deciso di elargire una serie di contributi a società sportive, culturali e quant'altro, eventi vari, è circa 500.000 euro. Questo è appunto un caso di mala politica. Noi abbiamo qui, per fortuna, sentito casi di buona amministrazione, di buona politica. Ma la cosa grave non è soltanto il fatto che sono stati dispensati queste prebende in previsione di una campagna elettorale, come ognuno di noi capisce. Quanto grave è che questi soldi sono stati prelevati dal fondo di riserva. Chi ha fatto come me l'amministratore sa cosa significa. Il fondo di riserva è un fondo che viene accantonato per eventuali emergenze di carattere atmosferico o di altro tipo. Mettiamo che ci sia da oggi al 31 dicembre in una qualsiasi strada di questa provincia uno smottamento, un'alluvione che qui non sono rare, o in uno istituto scolastico dei 50 e passo delle scuole superiori della provincia un crollo, un problema strutturale, la provincia di Trapani non ha alcuna liquidità per far fronte a queste emergenze. E questo per aver distribuito doni e copion a tutti i potenziali elettori di una sola persona, che il Presidente della Provincia. Questo credo che sia gravissimo. Un esempio. Ma voglio concludere il mio intervento, scusa, sì, non siamo stati fermi. Abbiamo indirizzato al commissario straordinario della Provincia regionale di Trapani, che è stato nominato per fortuna immediatamente, una richiesta come capigruppo per revocare queste delibere. Se questo non avverrà, perché poi il commissario è di nomina politica, come sappiamo tutti, se non avverrà martedì il Consiglio Provinciale di Trapani voterà a stragrande maggioranza, ne sono sicuro, un ordine del giorno per invitare e spingere ufficialmente, quindi pubblicamente, l'amministratore della provincia, il commissario straordinario, a revocare questa delibera. Va bene. Questa cosa la possiamo fare come rappresentanti delle istituzioni. I cittadini possono fare altro, come diceva giusto Catania, fra un mese per cambiare finalmente pagina. Grazie Giuseppe Ortisi, ma non solo, Ortisi, mi permetto, i cittadini possono fare sempre qualcosa, non aspettando che arrivi il tempo delle elezioni. Intanto possono partecipare, questo è un rimprovero che faccio sempre, mi capita spesso nella trasmissione televisiva a tutti quelli che insomma che mi guardano. Bisogna partecipare alle sedute dei consigli comunali, del consiglio provinciale, Palermo è lontana, ma insomma si potrebbe anche andare all'Arso ogni tanto. Se non vediamo con i nostri occhi e non ascoltiamo con le nostre orecchie quello che
le persone che abbiamo eletto poi tutti noi, insomma, vanno a dire in consiglio comunale, alla fine poi non abbiamo nemmeno il diritto di lamentarci. Ogni tanto sarebbe una buona cosa quella di lasciare la poltrona di casa e farci una passeggiata, anche perché abbiamo due bei posti, insomma, dei bei posti in provincia di Trapani dove poter guardare i consigli comunali, così li vediamo proprio all'opera, e perché no? Ogni tanto qualche fischio, qualche buu fa sempre bene, fa capire che noi siamo sempre presenti. Adesso basta, mi permetto di dare il microfono al collega Gianfranco Criscenti, uno dei responsabili dell'agenzia ANSA in provincia di Trapani, penna di rilievo del Giornale di Sicilia e diverse altre cose, poi mi paghi il caffè Gianfranco, perché più di me è certamente afferrato nella materia giudiziaria, quindi saprà certamente sfruculiare meglio di me, insomma, il dottore Ingroia su determinate vicende che per ora lo portano e ci portano tutti un po' alla ribalta delle cronache nazionali e mondiali. Gianfranco Criscenti, a te la parola. Grazie, ma vista l'ora tarda non vorrei preoccupare né il dottore Ingroia né pure il pubblico che cortesemente è qui ad ascoltarci. No, io un po' come ha fatto il collega Marco Rizzo vorrei uscire fuori tema, lui ha parlato di Rostagno, poi in effetti non è che sia fuori tema, perché se vogliamo parlare di una Sicilia diversa, la Sicilia che cambia, anche di questo dobbiamo parlare. Ne approfitto della presenza del dottore Ingroia per parlare un attimo di Matteo Messina Denaro. Io da un osservatorio privilegiato, qual è sicuramente quello di una redazione di un giornale, da tempo mi sono fatto un'idea, non so se è giusta o sbagliata, che in fondo tutta questa terra bruciata che si sbandiera e che si vuole fare attorno al latitante in effetti non c'è, o comunque non è così incisiva. Nelle scorse settimane la sua collega, il procuratore aggiunto Teresa Principato, pubblicamente ha detto che il via dato dal procuratore capo Messineo all'operazione antimafia di Agrigento ha bruciato un'indagine che durava da mesi e che era condotta dai Rossi. Ora capisco che il tema è delicato e che lei non può entrare nel, come dire, nello specifico, ma perché sto dicendo questo? Si sta indagando sulla trattativa Stato-mafia, ma oggi c'è un'altra trattativa o quella non è mai finita? Il microfono glielo devi dare. Ma su cosa stai indagando oggi ovviamente non lo posso venire a dire qui, rimanendo sul, diciamo, sulle generali, sarebbe ingenuo pensare che quella trattativa ormai, diciamo così, famigerata del 92-94 sia stata l'unica trattativa e sia stata l'ultima trattativa. La storia del rapporto del potere mafioso con gli altri poteri, compreso il potere politico e le istituzioni statali, si è spesso per lo più sviluppato attraverso varie trattative, chiamiamolo così, patti di convivenza e così via. Quindi è più che plausibile, rimanendo sempre sulle generali, che altre trattative si siano sviluppate nel tempo e negli anni, e tutto fa ritenere che soprattutto in questi mesi, che sono mesi di qui in avanti molto delicati anche per gli equilibri politici, e gli equilibri politici incidono certamente sull'assetto di potere del sistema mafioso, soprattutto far ritenere che ovviamente la mafia non sta lì a guardare e cerca di assicurarsi condizioni di sopravvivenza ulteriore per i prossimi mesi ed anni, ed è per questo che bisogna tenere assolutamente gli occhi aperti e la vigilanza alta. Noi lo facciamo, ed è importante che non lo facciamo solo noi, che lo faccia l'informazione, che lo faccia la buona politica e i cittadini più attivi e partecipi. Era l'assessore Catania che voleva intervenire, Gianfranco, in merito, giusto Catania? Io volevo intervenire in merito per rompere uno stereotipo.
che ci siamo portati appresso anche in questa discussione di oggi. Cioè, gli amministratori, i politici parlano di come migliorare l'attività istituzionale, di come migliorare i servizi ai cittadini, di come produrre nuove attività, di come rendere trasparente l'attività amministrativa, e i giudici parlano della lotta alla mafia. Questo, a mio avviso, è un errore, nel senso che io penso, ed è un errore della politica, che in questi anni la politica ha pensato che il tema della lotta alla mafia fosse tutto delegabile alla magistratura. Allora, quando parliamo in Sicilia della buona amministrazione, della trasparenza, di come fare rendere fruibili i servizi, di come rendere pubblica l'acqua, di come rendere pubblici e mantenere pubblici tutti i servizi, di come evitare i licenziamenti, in Sicilia stiamo parlando della lotta alla mafia. E io credo che il tema della lotta alla mafia debba prioritariamente interessare alla politica e all'amministrazione, e debba anche interessare alla magistratura, ma io credo che il primo compito spetti alla politica e non lo può delegare. Onestamente ha ragione, onestamente. Gianfranco, ho sforato, mi hanno detto, non me ne sono accorto, quindi dobbiamo essere veloci. Sarò telegrafico, mi rivolgo ancora al dottore Ingroia. Lei è al centro dell'attenzione mediatica in questi mesi. Ogni giorno si leggono dichiarazioni dei politici, dei soliti noti, che l'attaccano, che la criticano per il suo lavoro di magistrato e anche per le partecipazioni come quelle di stasera in ambienti, insomma, diciamo, politici. Ma poi ci sono però 150.000 persone che hanno accolto l'invito del Fatto Quotidiano, che sono vicino a lei e gli altri magistrati. La sera, quando lei va a dormire, ricorda di più le dichiarazioni di Cicchitto e Gasparri o i 150.000 che sono con lei? Beh, ovviamente la domanda è retorica, perché già si dà la risposta. Ovviamente, anche perché Cicchitto e Gasparri dicono sempre la stessa cosa, e come diciamo, sono così ripetitivi che non è che gli do più grande ascolto e grande importanza. D'altra parte, al di là di Cicchitto e Gasparri, il fatto che le mie indagini da una parte e la mia convinta partecipazione al dibattito politico sui temi della giustizia, della verità e così via, desta reazioni sempre più, diciamo, scomposte e insofferenti, e sono un segnale, l'ho detto più di una volta, un segnale di arretramento del livello politico-culturale del nostro paese, e della ragione del resto cammina assieme a quanto diceva poc'anzi Giusto Catania, cioè questo di camminare su binari paralleli, per cui il magistrato deve occupare di lotta alla mafia, ma attenzione, in che senso? Nel senso che deve occupare appunto della cattura dei latitanti e del contrasto alla mafia militare, la politica deve occuparsi del cosiddetto teatrino della politica su binari paralleli indipendenti, è il modo che ha consentito alla mafia di essere un sistema di potere mafioso che faceva gli affari con la politica, e bastava stesse un po' adottasse una strategia della tregua per rimanere indisturbata. Ovviamente bisogna ribaltare, quindi noi abbiamo bisogno, io provocatoriamente e con alcune partecipazioni a manifestazioni organizzate dai partiti politici e provocatoriamente definendomi partigiano della Costituzione, come si è ricordato prima, io ho voluto sottolineare come il magistrato ha innanzitutto non solo il diritto ma il dovere di partecipare al dibattito politico e interpretare il dibattito politico, quando ovviamente non significa schierarsi o mettersi sotto la bandiera di un partito da magistrato, ma significa partecipare al dibattito politico sulla politica della giustizia, sulla politica criminale, sul tema dei diritti, sul tema dell'eguaglianza e così via. E questo è il magistrato, un magistrato che sia cittadino, che si muove secondo i principi della Costituzione per difendere la Costituzione, così come dalla politica, noi ci attendiamo alla politica virtuosa, che sia una politica che non chiede continuamente, come si è fatto per troppi anni e per la verità spesso non soltanto a destra ma anche in certi ambienti del centro-sinistra,
passi indietro la magistratura, ma invece una politica che faccia dei passi avanti sugli stessi terreni della cultura dei diritti, della cultura delle regole e sul terreno della giustizia e dell'eguaglianza di tutti i cittadini. Se poi, dottore, i cittadini si avvicinassero un po' di più, così come dovrebbero fare insomma le forze inquirenti, appunto agli inquirenti, carabinieri, le forze di polizia, probabilmente riusciremmo anche un po' a scardinare le cose in maniera un po' più veloce. Beh, quello che è importante è che, e quello ne costituisce una componente, che ci siano dei cittadini che siano interessati rispetto alla cosa pubblica. La cosa pubblica significa il cittadino che ha voglia di partecipare alla vita politica, del cittadino che sa anche aprire, diciamo, un dialogo con le istituzioni giudiziarie, le istituzioni politiche, e che sia egli stesso protagonista della propria vita, del proprio presente, per sconfiggere del tutto quella tradizione del cittadino suddito teledipendente che è stata, diciamo, la cifra stilistica dell'Italia e della Sicilia degli ultimi 20 anni, per riconquistare un rango di cittadino, la C maiuscola, che sia quindi cittadino attivo e cittadino partecipe. Bene, grazie. Io capisco che devo chiudere. Ce la salvo con un altro. Ciao, Nicola. Amico, insomma. Abbiamo riservato l'ultima domanda a bruciapelo per il dottor Ingroia. Da un universitario che, ripeto. Facciamogliela fare, okay. Salvatore, dai. Come ti chiami? Come ti chiami? Paolo Petralia. Sei di Trapani? Sì. Petralia? Petralia. Fa parente del giudice? Parente del giudice. Vai. Avevo una domanda per il dottor Ingroia. Poco fa si è fatto cenno alla trattativa, allora sorge spontanea una domanda: ma dottor Ingroia, lei con che spirito va in Guatemala e soprattutto con quale spirito lascia la procura di Palermo e l'indagine sulla trattativa? Tutto qua. Ma, diciamo, con lo spirito sereno di chi sa di avere concluso l'indagine, perché l'indagine è conclusa, sì, ci sono delle ulteriori, diciamo, rifiniture, ma come è noto noi abbiamo depositato l'avviso di conclusione indagine, abbiamo già firmato la richiesta di rinvio a giudizio, per cui si celebrerà il processo, e nella convinzione che al di là delle facili personalizzazioni, per cui nell'immaginario collettivo l'indagine trattativa e l'indagine del dottor Ingroia, il dottor Ingroia è stato soltanto il coordinatore di un pool di magistrati, e sono 4 i sostituti procuratori che si occupano di questa indagine, che nella fase che inizierà a fine ottobre, e cioè la fase del processo, saranno i veri protagonisti del processo, perché io, siccome svolgo il ruolo di procuratore aggiunto, quindi ho questo ruolo di coordinatore dei pubblici ministeri che poi andranno in udienza, nella fase del processo il procuratore aggiunto, diciamo, va un po' nell'ombra, perché se rimanessi, perché in teoria potrei anche cambiare idea entro fine mese, ma se anche rimanessi al mio posto, il mio ruolo sarebbe secondario rispetto al processo, visto che la fase, ripeto, in cui entra il processo trattativo, che è la fase del dibattimento, è una fase in cui andranno i pubblici ministeri d'udienza, io continuerei a svolgere il ruolo di coordinatore di altri magistrati in altre indagini che poi sfoceranno in altri processi. Questa è l'organizzazione del nostro lavoro. Quindi da questo punto di vista vado certamente con l'entusiasmo per il nuovo incarico, con la nostalgia naturalmente di un lavoro, quello di pubblico ministero a Palermo, che mi ha impegnato per 20 anni consecutivi attraversando e occupandomi di indagini, di processi, diciamo, molto importanti, con risultati credo ragguardevoli, ma con la serenità di avere portato sino in fondo il mio compito principale, considerata che questa indagine, appunto, credo sia l'indagine più importante che ho svolto
negli ultimi anni e nella convinzione che potrà andare avanti anche da sola. Io dovevo andare in Guatemala per gli accordi che avevo preso le Nazioni Unite già nel mese di giugno, proprio per poter completare l'indagine fino in fondo. Ho prorogato il mio trasferimento il mese di ottobre e quindi mi sembra che sia arrivato il momento per chiudere temporaneamente questa pagina professionale, almeno così sino alla fine di ottobre. Poi vedremo, e in ogni caso, come dire, quando dico non è un addio ma un arrivederci, c'è anche la possibilità, in teoria, questo prevede anche gli accordi presi con le Nazioni Unite, che se dovesse essere necessario e indispensabile io potrei tornare al mio posto anche prima della scadenza dell'anno di incarico all'ONU che è previsto, ma io credo che le cose andranno per il verso giusto con una presenza, diciamo così, distante, solo commentatore non distaccato, diciamo, del dottor Ingroia da Guatemala. Bene, grazie anche a te per la domanda. Porta saluti della platea, mamma e papà, salutiamo il giudice Dino Pedraria e la giudice Alessandra Camassa. Appunto, dobbiamo chiudere, mi dispiace per le eventuali altre domande. Ringrazio velocemente, che onestamente abbiamo sforato un po', tutti i partecipanti a questo dibattito. Dovremmo tenerne un po' di più dibattiti del genere, a prescindere dalla colorazione politica, insomma, di quello di questa sera, quando si riesce a far parlare anche da sopra un palco, insomma, o dalla platea, i cittadini su argomenti importanti come quelli di questa sera, ritengo, insomma, sia sempre un bene. Purtroppo, anche, insomma, io che faccio questo lavoro capisco che spesso ci limitiamo solo ad ascoltare, a guardare quello che gli altri dicono sui giornali, sugli organi di stampa, sulla televisione, e a noi cittadini, a voi in particolare, io ho un microfono, mi pagano per averlo, insomma, ho la possibilità in più rispetto a voi invece non rimane altro che fare nervi quando ascoltate delle scemenze grosse quanto interi condomini. Per cui, quando ci sono dibattiti del genere, ritengo, insomma, che sia veramente una buona forma di libertà partecipata, e dovremo appunto organizzarne di più. Detto questo, chiudo. Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, grazie per aver partecipato. Assessore alla partecipazione al decentramento del comune di Palermo, Giusto Catania, grazie anche a lui. Devo fare il giochino qua. Gianfranco, lo salutiamo alla fine. Sindaco di Palagonia, Valerio Marletta, mi sa che vorrò avere il piacere di intervistarti, ti do di più, un po' più approfonditamente, magari in studio qua a Trapani. Il collega Gianfranco Crescenti, che aveva innumerevoli domande ma che non gli ho fatto parlare perché è tardi. E poi il dottore Antonio Ingroia, che tutti conosciamo, a cui, insomma, voglio fare simpaticamente, insomma, una battuta per chiudere. Come si dice arrivederci in Italia in guatemalteco? Penso che dovrebbe già conoscerlo. Guatemalteco non conosco il dialetto indios, diciamo. Io in spagnolo glielo posso dire che sta quello, come diceva giustamente il giusto Catania. Grazie a voi, grazie a Rifondazione Comunista, che ha, attraverso il circolo Mauro Rossagno, organizzato questa festa di liberazione. Vi ringrazio di vero cuore, perché sono riusciti a mettere attorno, insomma, qua sotto sul palco, cittadini di diversa tradizione, di diversa, insomma, appartenenza politica. Per cui grazie proprio a tutti gli organizzatori. Nicola Ballarotta, direttore di Canale 2. Arrivederci.